Oltre 400 opere per raccontare il talento multiforme di Alessandro Mendini, architetto, designer, artista e teorico che ha attraversato il Novecento con le sue visioni. Io sono un drago, la vera storia di Alessandro Mendini, è la mostra che Triennale Milano ha realizzato in partenariato con la Fondation Cartier pour l'Art Contemporain e che ora è aperta negli spazi del Palazzo dell'Arte. Stefano Boero, il presidente della Triennale. C'è un modo per forse capire, avvicinarsi, capire l'unicità di Alessandro ed è guardare proprio questa moltitudine di oggetti. Del resto, lui nel 2010, Quali cose siamo, era il titolo di una mostra curata da lui sul design italiano, in cui con 800 oggetti raccontava la nostra identità. Ecco, questo è il miracolo di Alessandro, che ci lascia attraverso questa collezione pazzesca, fantastica di oggetti che sprigionano intelligenza, bellezza, genio, malinconia, potenza, rabbia, tutto insieme, fantastico. Il titolo della mostra riprende uno dei più emblematici autoritratti di Mendini e vuole sottolineare la complessità della sua figura all'interno della scena del design, dell'architettura e dell'arte internazionale. Una complessità che lo rende sempre attuale e che lo ha portato per oltre 20 anni a collaborare con la Fondation Cartier. On voit bien en se promenant dans Nella l'exposition mostra, ci ha detto il direttore artistico generale internazionale della Fondazione Parigina, Hervé Chandet, si vede che il passato diventa futuro e che l'opera di Alessandro Mendini unisce il passato, il presente e il futuro, il conosciuto e lo sconosciuto. Per me l'opera di Mendini è una manifestazione di apertura totale, di libertà totale. C'est une ouverture totale, une liberté totale. Ho usato il mosaico, un altro elemento che mi interessa molto perché il mosaico è fatto di piccoli pezzi geometrici che però messi uno vicino all'altro possono coprire anche tutto il mondo. Il progetto espositivo interpreta il concetto del drago come spunto per affrontare i nuclei tematici del metodo Mendini, caratterizzato da uno spazio culturale multiforme, ma con elementi comuni che ritornano nell'apparente eterogeneità della sua ricerca, comunque sempre basata sulla sua stessa esperienza umana. Ma, come ha sottolineato il curatore Fulvio Race, oltre al drago c'è anche un altro aspetto che la mostra vuole raccontare. Quando uno evoca il nome di Mendini si pensa a un giocoliere delle forme, una personalità estrosa, l'inventore visionario legato a un tema di una gioia e dell'euforia. Ho voluto cercare di far vedere ai nostri visitatori che in realtà la sua personalità è molto più complessa e che dietro questa maschera, letteralmente, tema da lui molto amato, il tema della maschera del giocoliere, c'è un clown triste. C'è quella che abbiamo chiamato una malinconia radicale. L'esposizione in Triennale è aperta al pubblico fino al 13 ottobre.